Anticipazioni Grande Fratello 2018, squalifica immediata per Baiadame. Grande Fratello 2018 anticipazioni quarta puntata, scatta la squalifica per Baiadame. Non si placano le polemiche sul cancelletto Grande Fratello 2018 dopo la sfuriata clamorosa di ieri pomeriggio da parte di Baiadame nei confronti di Aida Nizar. Il concorrente ha perso le staffe nei confronti della spagnola abitante di questa quindicesima edizione del reality show e abbiamo visto che si è lasciato andare ad una serie di offese gratuite nei suoi confronti, lasciando tutti senza parole. Una situazione decisamente raccapricciante che ha indignato il pubblico da casa che segue il reality show, il quale si è scagliato contro il triste messaggio lanciato da Baie. Bufera al Grande Fratello 2018, Baie a rischio squalifica. Ad Aida, infatti, sono state delle peggiori cose che potrebbero essere dette ad una donna, parolacce e insulti di tutti i tipi, fino ad arrivare alla minaccia di morte di Baie che ha scatenato l'ira degli spettatori social, i quali questa volta hanno duramente condannato Baiadame, chiedendo alla produzione del reality show condotto da Barbara D'Urso di poter intervenire al più presto. Contro Baiadame e il suo comportamento a dir poco inqualificabile si sono scagliati anche i due opinionisti di questa edizione del GF15. Il primo a condannare duramente la reazione di Baie nei confronti di Aida Nizar è stato Cristiano Malgioglio, che nonostante qualche piccolo diverbio con la concorrente spagnola, ha ammesso di non aver apprezzato minimamente il comportamento da bullo del ragazzo di colore. La decisione del Grande Fratello 2018 dopo gli insulti ad Aida. Questa mattina poi è stata la vola di Simona Izzo, che dalla sua pagina ufficiale Facebook, ha puntato il dito contro la violenza psicologica che è stata perpetrata in queste ore nei confronti di Aida, aggiungendo che a questo punto si augura vivamente che la produzione del cancelletto Grande Fratello 2018 possa intervenire al più presto e prendere provvedimenti immediati. Le ultime anticipazioni di queste ore rivelano che gli autori del reality show, coadiuvati da Barbara D'Urso, non avrebbero intenzione di stare a guardare quanto è accaduto ieri pomeriggio all'interno della casa contro Aida Nizar e starebbero già valutando il da farsi. Molto probabilmente si procederà con la squalifica immediata di Baiadame dalla casa di Cinecittà ma potrebbero esserci delle punizioni anche nei confronti di altri concorrenti che hanno offeso e insultato Aida in questi giorni, come ad esempio Danilo e Luigi Favoloso.